Virtual Lab Services, vedo che c'è una grande partecipazione, oltre 100 persone collegate, quindi ritengo che il tema sia abbastanza di vostro interesse. E allora non prenderei altro tempo, iniziare con la presentazione. Io sarò qui come al solito nella sala da dove presentiamo, quindi se avete appunto necessità o domande poi possiamo rispondere. Prego. Ok, prego. Buongiorno a tutti, io sono Biagio Verano, molti di voi già mi conoscono, per gli altri insomma con i quali non abbiamo ancora avuto il piacere di conoscerci sono il TSP, ovvero il Technology Solution Professional. Faccio parte del team education diciamo di Microsoft e mi occupo proprio di questa tecnologia, quindi dei Virtual Lab e dei Lab Services che sono le tecnologie che stiamo proponendo e che stanno ricevendo un grande successo sia per la didattica che per la ricerca. Prima di iniziare facciamo un attimo un breve riassunto su dove vengono erogate queste tecnologie. Vengono erogate in Azure, il cloud di Microsoft. All'interno di Azure noi possiamo erogare i servizi che state vedendo in questa slide. Volendo possiamo raggrupparli in diverse categorie. Passiamo dalla parte computazionale, quindi macchine virtuali, strumenti per la connessione di rete, passando ovviamente per tutta la parte web e mobile, quindi diciamo magari siti web, app che possono essere distribuite ovunque, passando ovviamente per la parte di analytics, l'intelligenza artificiale, tutta la parte di data e ovviamente non può mancare la parte relativa alla sicurezza e alla gestione di questi dati. Dove memorizziamo i dati? All'interno, diciamo, dei nostri data center. Quelli che state vedendo qui sono i data center presenti a livello mondiale. Abbiamo oltre 54 regioni già operative e siamo compliant a diversi standard web, tra questi abbiamo anche quelli ovviamente relativi al GDPR. Iniziamo subito il nostro tour, iniziando proprio dai Lab Services, che è la nostra nuova versione dei laboratori virtuali. Il prodotto è stato pensato appositamente per il mondo della scuola e dell'università e permette di creare rapidamente un laboratorio per una classe, un hackathon, delle postazioni per lo smart working e molto altro ancora. Il bello di questo prodotto è che gli utenti possono accedere da qualsiasi tipologia di device. Abbiamo pensato i Lab Services partendo da alcune parole chiave. Esperienza utente semplificata. Gli utenti devono accedere solo alle risorse di Azure del laboratorio e non a tutti quelli che sono i servizi che Microsoft può erogare. Gli utenti visualizzeranno ovviamente solo le macchine virtuali alle quali sono stati autorizzati ad accedere e potranno iniziare ad utilizzarle con un semplice clic. Ottimizzazione dei costi. I Lab Services permettono ovviamente di gestire quelli che sono i costi e i budget che un'università ha, come pianificando quelli che sono i tempi di utilizzo delle macchine virtuali, magari impostando avvii e arresti automatici in giorni e orari differenti. Possiamo ovviamente anche limitare il numero di ore di utilizzo delle macchine. Gestione automatica e ridimensionamento delle macchine. Microsoft si occuperà di gestire quella che è l'infrastruttura sottostante. Il reparto IT, invece, i docenti avranno solo il compito di andare ad utilizzare il servizio. Ovviamente, come scoprirete a breve, i Lab Services sono proprio un prodotto pensato appositamente per il mondo dell'istruzione. Sono pensati per le università e le scuole e sono realizzati assieme a loro. Molti atenei italiani, diciamo, stanno già utilizzando il prodotto e i feedback che abbiamo ricevuto sono veramente più che positivi. Molte funzionalità sono già disponibili, mentre altre sono ancora in corso di sviluppo e le vedremo comunque sia tra un po'. Abbiamo, diciamo, realizzato i Lab Services partendo su tre livelli. Il primo livello è destinato al reparto IT che andrà a creare, diciamo, lo scheletro dal portale di Azure. Il secondo livello è destinato al docente che andrà a configurare l'ambiente in base a quelle che sono le sue necessità, mentre il terzo livello sarà quello destinato agli studenti e all'utente finale. Partiamo quindi dalla configurazione che dovrà essere effettuata dal reparto IT. Clicchiamo sulla voce Lab Services nel menu di sinistra e clicchiamo sul pulsante Aggiungi per iniziare la configurazione del laboratorio. Digitiamo il nome da assegnare al lab account. Per esempio, il laboratorio.
Scegliamo la sottoscrizione, ovvero l'entità che fornisce l'accesso a quelle che sono le risorse che noi adesso andremo a creare. Scegliamo oppure creiamo un gruppo di risorse, ovvero il contenitore, la scatola all'interno della quale tutte le istanze, tutte le risorse verranno create. Scegliamo uno dei data center a livello mondiale dove creare le risorse. Ovviamente, nell'ottica di rispettare il GDPR, ne scegliamo uno presente all'interno dell'Europa. Possiamo andare a configurare la rete. Questo perché? Perché potremmo avere la necessità di raggiungere la rete interna dell'università, perché abbiamo un server di licenze. Quindi selezioniamo la rete che abbiamo creato in precedenza e in questo modo la sfruttiamo per raggiungere il server di licenze. Volendo, possiamo lasciare al docente la possibilità di scegliere il data center dove creare le macchine. Possiamo anche decidere se di abilitare o disabilitare la password condivisa. Che cos'è? È praticamente una funzione che permette di cambiare la password al primo accesso della macchina virtuale. Infine possiamo andare a selezionare una raccolta di immagini. Che cos'è una raccolta di immagini? È un contenitore all'interno del quale saranno ovviamente presenti alcune delle immagini che magari potrebbero essere utilizzate per creare anche altre tipologie di laboratori. Adesso sta avvenendo la creazione del laboratorio. Ne clicchiamo uno già pronto e la prima operazione da fare è quella di cliccare nella sezione controllo di accesso YAML. Cosa facciamo in questa sezione? Andiamo ad aggiungere quelli che sono gli utenti, quindi i docenti, i ricercatori, che si occuperanno di creare il laboratorio. Come li aggiungiamo? Con il ruolo di autore di laboratori, proprio perché il loro compito sarà quello di creare, di gestire ed eventualmente eliminare i laboratori che vengono creati all'interno di questa tecnologia. Dopodiché basterà digitare l'indirizzo email. La tecnologia si integra con l'Azure Active Directory, quindi tutti gli utenti che già sono in possesso di un account 365 saranno già autorizzati ad accedere. Vediamo anche le altre sezioni che sono presenti in questa parte. Nella sezione lab noi possiamo visualizzare il numero dei laboratori creati, il nome, la data di creazione, l'autore, il numero massimo degli studenti. Nella sezione configurazione lab noi possiamo andare a configurare eventualmente la rete e gestire quelle che sono le impostazioni che abbiamo visto durante la creazione di questo ambiente. La sezione invece immagini del marketplace permette di abilitare quelle che sono le immagini software, ovvero i sistemi operativi che gli utenti dovranno andare ad utilizzare. Basterà semplicemente selezionare il sistema operativo e cliccare sulla voce abilita le immagini selezionate. Raccolta immagini condivisa permette invece di vedere, di tenere sotto controllo quelle che sono le immagini che io docente o io ricercatore andrò a creare ed eventualmente potrò anche utilizzarle per la creazione di altri laboratori. La configurazione che deve essere effettuata dal reparto IT da questo portale è terminata. Adesso continuiamo il nostro tour con il secondo livello, quello destinato proprio al docente che configurerà il laboratorio. Abbiamo un portale dedicato, labs.azure.com, e la prima operazione da fare è quella di cliccare sul pulsante accedi ed effettuare l'accesso utilizzando quelle che sono le credenziali universitarie di 365. Questo che vedremo tra qualche secondo è l'interfaccia grafica, l'interfaccia che visualizzerà l'utente, che visualizzerà il docente. In alto abbiamo la possibilità eventualmente di passare da un lab account ad un altro. Questo perché? Perché magari potrebbero esserci più laboratori ai quali siamo stati autorizzati ad accedere. Passiamo, giusto per farvi vedere un esempio, un altro lab account. Abbiamo ovviamente il menu all'interno del quale noi possiamo accedere al profilo piuttosto che visualizzare una breve guida con quelle che sono le attività che si possono svolgere, piuttosto che eventualmente visualizzare le condizioni per l'utilizzo, l'informativa sulla privacy e altro ancora. Quelli che state vedendo qui sono tutti i laboratori che sono stati creati. Cliccando sui tre puntini noi avremo accesso ad una serie di voci di menu che vedremo tra poco e che permettono di gestire in maniera veramente dettagliata ogni singolo laboratorio.
Adesso ritorniamo un attimo nel lab account CRUI e avviamo, diciamo, il processo di creazione di un laboratorio partendo praticamente da zero. Il primo passo che andremo a fare sarà quello di cliccare sul pulsante Nuovo Lab. Adesso il sistema ci chiederà di assegnare un nome da dare al laboratorio, ad esempio informatica, e ci chiederà di impostare il numero massimo di computer nel laboratorio, ovvero quanti studenti dovranno accedere a questa tecnologia. Ovviamente potremmo sempre aumentare o diminuire il numero di macchine virtuali in un secondo momento da un'apposita voce che dopo visualizzeremo. Clicchiamo sul pulsante Salva. Adesso i Lab Services mostreranno un wizard molto semplice, formato da soli 4 passi. Il primo passaggio sarà quello di andare a definire la macchina virtuale, ovvero andiamo a scegliere prima di tutto la dimensione. Come potete vedere, attualmente abbiamo 4 tagli. Il taglio piccolo, che è indicato magari per l'utilizzo con la riga di comando, l'apertura di pagine web, i server web con un traffico ridotto, database di piccole dimensioni e così via. Un taglio medio sono le dimensioni indicate proprio per i database relazionali, programmi che hanno bisogno, diciamo, di un utilizzo non particolarmente spinto. Grande sono le dimensioni indicate per le applicazioni che richiedono delle CPU veloci, delle prestazioni del disco migliori, database di grandi dimensioni, cache di dimensioni elevate. Questa dimensione supporta anche la virtualizzazione di data. Ad esempio, in un ateneo abbiamo utilizzato questo taglio per creare delle macchine virtuali all'interno delle quali abbiamo installato il software a 16 bit, quindi programmi che funzionavano su sistemi operativi tipo Windows XP 2000, quindi sistemi operativi non più supportati. Le GPU abbiamo ovviamente anche delle macchine virtuali all'interno delle quali noi possiamo andare ad installare programmi come Photoshop o programmi di un certo livello. Andiamo a selezionare dopodiché il data center all'interno del quale andare a istanziare queste macchine e scegliamo la base, ovvero il sistema operativo. Non abbiamo solo sistemi operativi Windows, anzi abbiamo molte distribuzioni Linux. Selezioniamo però in questa demo Windows 10. Andiamo avanti. Il passo successivo è quello adesso di inserire le credenziali per effettuare l'accesso alla macchina virtuale. Quindi digitiamo un nome utente, una password. La password ovviamente per una questione di sicurezza dovrà avere tutta una serie di caratteristiche, magari dovrà essere formata da numeri, lettere maiuscole, minuscole e caratteri speciali, almeno 3 di queste 4 richieste. Adesso partirà, diciamo, il processo di creazione della macchina virtuale. Non preoccupatevi, non ci vorranno effettivamente 20 minuti per creare l'ambiente. Nel frattempo magari vi racconto un po' la storia dei Lab Services. Il prodotto è stato sviluppato sul campo, ascoltando quelle che sono le richieste che sono arrivate dai docenti e dai ricercatori di molte università, italiane e non solo. Prima di questa soluzione le università utilizzavano i Dev & Test, un altro prodotto, un'altra soluzione che comunque sia vedremo tra un po'. Il primo problema di questo dei Dev & Test era però l'interfaccia. Gli utenti dovevano passare dal portale di Azure e quindi bisognava guidarli passo passo. Per questo motivo è stato sviluppato il portale che adesso state guardando. Alcuni colleghi di Corporation sono addirittura arrivati in Italia, hanno ascoltato quelle che sono le richieste. Microsoft quindi ha deciso di ascoltare quelli che sono i feedback che sono arrivati e ha addirittura creato una squadra apposita, pensata per il mondo dell'education, che sta sviluppando questo prodotto. L'abbiamo fatto grazie a quelle che sono appunto le richieste che sono arrivate dalle università. Devo dire, stiamo ancora aggiungendo nuove funzionalità e lo stiamo facendo grazie a molti di voi che stanno utilizzando il prodotto. E come team Education, diciamo, siamo molto contenti di quelli che sono i risultati che abbiamo raggiunto. Nel frattempo la creazione della macchina master è stata completata. Adesso clicchiamo sul pulsante Connetti, dove viene scaricato un file RDP che ci permetterà di effettuare la connessione alla macchina virtuale. Quindi digitiamo il nome utente e la password e tra qualche secondo saremo all'interno della macchina virtuale che noi abbiamo creato. Adesso, diciamo, giusto per simulare il processo, andremo ad installare un paio di software. Quindi apriamo il browser e magari avviamo l'installazione di Microsoft Teams,
Che cos'è Microsoft Teams? È praticamente il nostro hub per la collaborazione, incluso in Microsoft 365. Permette ovviamente di creare dei team, di avviare delle conversazioni, di condividere dei file, delle cartelle, dei documenti, di lavorare su di uno stesso file contemporaneamente. Quindi più persone possono ovviamente procedere e modificare un determinato documento. Possiamo utilizzare Teams anche per effettuare chiamate, videochiamate e molto altro ancora. Installiamo anche Visual Studio, visto che stiamo creando un laboratorio di informatica. Che cos'è Visual Studio? Visual Studio è uno strumento, un IDE, che è sviluppato direttamente da Microsoft e che serve, diciamo, in ambito dei corsi di informatica per sviluppare programmi e applicazioni. Perché stiamo installando Visual Studio? Perché, diciamo, si tratta comunque sia di un qualcosa, diciamo, di estremamente complesso e pesante, e lo installiamo proprio per farvi vedere quella che è l'estrema velocità con la quale le operazioni verranno portate a termine. Adesso, diciamo, andremo a selezionare un attimo quelli che sono i componenti da installare, visto che, diciamo, stiamo parlando di Azure, selezioniamo la parte di sviluppo di Azure. E adesso, come potete vedere, sta partendo il download. Il download che sta veramente sta richiedendo poco tempo. Questo perché? Perché la connessione all'interno, la connessione viene garantita direttamente da Microsoft a livello di data center. Quindi, come potete vedere, il download è velocissimo, diciamo 2 giga sono stati scaricati in veramente pochi secondi. E adesso il sistema partirà quindi con il processo di installazione vero e proprio. Quindi stiamo installando in poco tempo, anche in questo caso, tutto quello che è il necessario per avere un ambiente pronto per poter essere utilizzato. Ancora qualche secondo e il processo, diciamo, di installazione terminerà. Cosa accadrà una volta con... Ipotizzo che poi salta la prima macchina, si può usare il template. Questa è la macchina master, quindi la macchina iniziale, che poi andremo a clonare e da questa, diciamo, gli studenti avranno una copia identica a questa macchina e quindi potranno accedere all'ambiente già pronto. Questo, diciamo, è proprio il bello di utilizzare, diciamo, questa tecnologia. Poi i docenti avranno una serie di macchine, diciamo, template, che ogni volta potranno utilizzare. Corretto. L'installazione è finita, adesso supponiamo di aver installato tutto quanto, quindi chiudiamo, diciamo, la connessione RGB. Ritorniamo in quello che è il portale di Azure e andiamo avanti. Clicchiamo sul pulsante arresta e arrestiamo la macchina virtuale master. Dopodiché andiamo a specificare, volendo, il nome e la descrizione. Perché facciamo questo? Perché in questo modo gli studenti visualizzeranno questo nome e questa descrizione. Quindi sarà più facile per loro poter, diciamo, utilizzare e riconoscere quelle che è la macchina virtuale per questo specifico corso di laurea. Ancora qualche secondo, ecco, la macchina si è già arrestata. Adesso andiamo avanti. Clicchiamo appunto sul pulsante avanti e arriviamo nella fase finale. Azure ci mostrerà un attimo un riassunto di quelle che sono le attività che adesso staremo per svolgere. Quindi visualizziamo il nome, la descrizione della macchina virtuale, la dimensione, in questo caso 8 core e 32 giga di RAM, l'immagine software, quindi il sistema operativo dal quale noi siamo partiti, e il numero di macchine virtuali. Volendo possiamo decidere di completare l'operazione in un secondo momento, perché magari vogliamo aggiungere altri elementi software, oppure, come faremo in questo caso, clicchiamo sul pulsante pubblica e adesso il sistema avvierà la pubblicazione del modello. Quindi verranno create un pool di macchine virtuali che potranno essere utilizzate, diciamo, dagli utenti. Cosa sta succedendo, diciamo, in questo preciso momento? All'interno dei nostri data center Azure sta istanziando le risorse, quindi sta creando le macchine virtuali, i dischi, i connettori di rete, tutto quello che serve per utilizzare al meglio le macchine virtuali. Il modello è stato pubblicato, clicchiamo sul pulsante fine. Quello che state visualizzando adesso è esattamente la macchina, è esattamente, diciamo, l'interfaccia che visualizzerà il docente. Bianco, scusa, dicono che l'audio è un po' basso, forse devi stare un po' più vicino. Mi avvicino? Va meglio così, forse.
Quello che state vedendo qui è la macchina virtuale del docente, quindi il docente avrà la possibilità di avviarla, salvarla, connettersi, arrestarla, potrà addirittura decidere di ripubblicare l'immagine. Questo perché sicuramente a tutti sarà successo che chiediamo al reparto IT di creare l'ambiente e dopo un po' di tempo ci rendiamo conto di aver dimenticato qualche software. Possiamo aggiornare la macchina master e ridistribuirla in tutte le macchine degli studenti. Alcuni potrebbero sollevare l'obiezione, ma il sistema ci sta dicendo che la ripubblicazione eliminerà immediatamente la macchina virtuale e la sostituirà con una nuova, che include le ultime modifiche apportate al modello. Come possiamo fare per memorizzare quelli che sono i dati che gli studenti hanno magari già salvato sulle proprie macchine? Bene, in alcuni atenei noi stiamo utilizzando una delle funzionalità già integrate in OneDrive for Business. Che cos'è? È una funzione che permette di attivare il salvataggio automatico delle cartelle importanti, quindi desktop, immagini e documenti. Tutti i file verranno automaticamente sincronizzati nell'account 365 dello studente o dell'utilizzatore della macchina e quindi i dati saranno sempre in cloud e pronti per poter essere utilizzati da qualsiasi tipologia di dispositivo. Adesso diciamo evitiamo di fare la ripubblicazione e andiamo avanti con quelle che sono le altre sessioni. Macchine virtuali. Da questa interfaccia noi possiamo monitorare tutte quelle che sono le macchine virtuali attualmente disponibili. Possiamo, come vi dicevo all'inizio, pensare di modificare il numero massimo o minimo di macchine virtuali. Possiamo visualizzare le macchine virtuali che sono disponibili, quindi sia quelle già utilizzate dagli studenti e sia quelle non ancora utilizzate. Possiamo pensare di selezionarle tutte, avviarle, arrestarle o eliminarle. Possiamo prendere anche una specifica macchina virtuale e svolgere delle operazioni. In questo caso ne stiamo avviando quella che state vedendo. Possiamo ovviamente tenere sotto controllo anche, diciamo, quante ore uno studente sta utilizzando la macchina. Possiamo effettuare un filtro. Ad esempio, prendiamo tutte le macchine che sono state utilizzate dagli utenti che iniziano con Francesco e così via. Pianificazioni. Che cosa sono? Ovviamente noi sappiamo che i corsi, le attività di laboratorio vengono magari svolte in giorni e orari differenti. Quindi possiamo aggiungere una pianificazione come se fossimo all'interno del calendario di Outlook. Abbiamo due tipologie, due tipi diversi di pianificazioni. La pianificazione settimanale. Impostiamo quindi Lab Services in modo che, ad esempio, tutti i mercoledì, a partire dal 18 marzo fino al 18 luglio, le macchine virtuali si avvino alle ore 8:15 e si arrestino, ad esempio, alle ore 10. Volendo possiamo andare anche a scegliere un fuso orario e possiamo aggiungere anche una breve nota per identificare rapidamente quello che è lo schedule che abbiamo pianificato. Ed eccolo qui, è stato già aggiunto. Non solo, possiamo pianificare anche uno schedule, una pianificazione, una tantum. Questo perché magari potrebbe essere necessario svolgere una lezione in un giorno X, che è diverso rispetto a quello della pianificazione, e invece di andare, diciamo, a modificare lo schedule, possiamo tranquillamente pensare di aggiungere una pianificazione solo in un giorno specifico. Clicchiamo sul pulsante salva e tra qualche secondo lo schedule verrà aggiunto. Utenti, adesso passiamo un attimo in quello che è il cuore del sistema. Da questa sezione noi possiamo andare a gestire l'accesso degli utenti. Volendo possiamo decidere di limitare o meno l'accesso. Questo che cosa vuol dire? Disattivando la voce, tutti gli utenti in possesso del link di registrazione al laboratorio, che vedremo tra poco, potranno accedere a questo sistema. Oppure possiamo pensare di aggiungere gli utenti manualmente, quindi digitando magari degli indirizzi di posta separati magari dalla riga oppure da un punto e virgola, ad esempio digitiamo un indirizzo email. Volendo possiamo anche caricare un file CSV, quindi una lista con tutti quelli che sono gli studenti autorizzati ad accedere al laboratorio. Mentre cliccando sulla voce ottieni il collegamento alla registrazione, verrà fuori un link che il docente potrà eventualmente proiettare a lezione e che potrà essere utilizzato dagli studenti per registrarsi in autonomia al laboratorio.
Ovviamente io docente potrò tenere sotto controllo tutti gli studenti, quindi posso vedere gli studenti che si sono già registrati al laboratorio, piuttosto quelli che non si sono ancora registrati. Addirittura possiamo pensare anche di inviare il link via email, quindi possiamo eventualmente anche aggiungere un messaggio, tipo questo è il link per iscriversi al laboratorio, e lo studente riceverà un'email dove potrà registrarsi in autonomia a questo laboratorio. Ovviamente io docente potrò sempre gestire il tutto, quindi supponiamo che uno studente ha terminato di seguire il corso, ha sostenuto l'esame, posso eliminarlo dagli utenti autorizzati ad accedere al laboratorio. Una delle funzionalità che più amo di questa versione è la quota per utente, ovvero quante ore uno studente potrà utilizzare in autonomia le macchine virtuali. Questo che cosa vuol dire? Io e te posso andare a configurare la pianificazione, quindi so ad esempio che tutti i venerdì dalle 8 alle 10 il laboratorio si accende e posso dire allo studente che oltre a quelle fasce orarie potrai utilizzare le macchine virtuali anche per altre 15 ore, magari quando sei a casa o dopo o da qualsiasi altra parte. Ovviamente possiamo decidere anche di impedire l'utilizzo in autonomia di queste macchine virtuali, o possiamo anche decidere di non impostare una soglia, quindi gli utenti possono veramente accedere senza limiti a quello che è l'ambiente che l'università metterà loro a disposizione. Aumentiamo il numero delle ore, il sistema adesso aggiornerà e voilà, abbiamo già che questi studenti hanno utilizzato in autonomia diciamo 0 ore rispetto alle 25 che io come reparto IT ho scelto loro di rendere disponibili. Vorrei soltanto dire una cosa, insomma, diciamo, non è una questione tecnica, però è importante questo aspetto, perché considerando che comunque adesso forse è una cosa meno interessante, ma che invece le università molto probabilmente tengono in considerazione, sono i costi. È chiaro che schedulare, cioè usare lo schedule per far aprire laboratori in certi giorni piuttosto che in altri è anche sintomo di efficienza, qualunque altra cosa. E così come il fatto di impostare se gli studenti possono utilizzare o meno fuori. Però consideriamo anche che oltre diciamo, all'efficienza e anche a un utilizzo insomma razionalizzato delle risorse, c'è anche qui una questione di costi. Quindi pianificate bene, perché è chiaro che le macchine volendo possono rimanere accese per sempre, lasciatemi dire, ma ha un costo a consumo, quindi è bene che una volta che avete stabilito quali devono essere i livelli di servizio, di impostare bene tutto, perché faccio per dire, non vi accorgete che l'utente, che lo studente lo può usare limitatamente, magari lo usa perché c'è uno studente che ha particolare, quello consuma, ecco, diciamo questa è una cosa importante. Corretto, corretto. Visto che stiamo facendo una breve demo, vi lasciamo diciamo, un link per iscrivervi a quello che è un laboratorio di prova che abbiamo realizzato. All'interno ovviamente ci sarà giusto qualche software, però è il modo per permettervi di iniziare a testare l'ambiente. Il link sarà valido fino diciamo, a lunedì, l'8 aprile, che è diciamo, il giorno in cui terremo l'Eduday, che è l'evento Education di Microsoft, e ovviamente diciamo, abbiamo limitato in questo caso la registrazione ai primi 50 utenti, questo perché abbiamo creato 50 macchine virtuali e abbiamo impostato il limite di 25 ore di utilizzo. Le credenziali diciamo, per effettuare l'accesso quindi alla macchina virtuale di RDP sono CRUI e Webinar 2019. Quindi ho attivato una sottoscrizione mia. Cosa visualizzerà adesso lo studente? Anche lo studente effettuerà l'accesso su labs.azure.com. Effettuiamo quindi l'accesso con quelle che sono le credenziali dello studente. E adesso diciamo saremo all'interno di quella proprio che sarà l'interfaccia che visualizzerà lo studente. Io ovviamente studente avrò accesso alla mia macchina virtuale oppure alle macchine virtuali alle quali sono stato autorizzato ad accedere. Quindi in questo caso abbiamo diciamo la macchina per il corso di matematica, quella per il corso di informatica, di inglese e la macchina qui. Lo studente, come potete vedere, ha un'interfaccia molto ma molto semplice.
avrà solo la possibilità di avviare e arrestare la macchina virtuale ed eventualmente di connettersi via RDP a quella che è la macchina virtuale. Quindi adesso abbiamo cliccato sul pulsante avvia, tra qualche secondo la macchina sarà operativa. Ovviamente io studente avrò tutta una serie di messaggi. Ad esempio, nella macchina del corso d'inglese non abbiamo impostato un limite, quindi io studente posso utilizzare in autonomia quella macchina virtuale. La macchina di informatica prevede invece un massimo di 7 ore di utilizzo, quella di matematica prevede un'ora di utilizzo e lo studente ne ha già, diciamo, utilizzate un bel po'. Cosa accadrà una volta raggiunto quello che è il limite massimo? Lo studente visualizzerà diciamo, un messaggio in cui verrà avvisato che le ore di utilizzo diciamo, di questa macchina sono state terminate. Andiamo adesso un attimo avanti così ve lo mostro. Le ore di utilizzo diciamo, in autonomia sono terminate, ecco qui, il tempo è esaurito e l'unico modo sarà quello di contattare il docente oppure il reparto IT per aumentare diciamo, quelle che sono le ore, quindi il tempo a disposizione, lo studio in autonomia. Il bello di utilizzare i laboratori virtuali in... C'è una domanda più altro quando sì. Vuoi, Le credenziali per la pagina di esercitazione, allora, sono CRUI e Webinar 2019, con la doppia V maiuscola. Ok, comunque il webinar verrà registrato, quindi avete sia slide a disposizione che il video con l'audio della spiegazione. Il bello di utilizzare questa tecnologia, quindi i laboratori virtuali, è che lo studente potrà accedere a queste macchine veramente da qualsiasi sistema operativo. Iniziamo quindi mostriamo adesso una breve demo della connessione alle macchine virtuali utilizzando diciamo l'app Remote Desktop che è disponibile per i sistemi operativi Windows, macOS, ma anche per tutti i dispositivi, ma tutti i principali sistemi operativi mobile, quindi Android, iOS e Windows Mobile. Come lo studente si collegherà alla macchina virtuale? Utilizzando quindi questa applicazione che è disponibile gratuitamente in tutti i principali store. Adesso avvieremo diciamo, l'applicazione e vi farò vedere un attimo quella che sarà l'interfaccia. Bene, qui ovviamente abbiamo già alcune macchine virtuali che sono state aggiunte. Volendo noi possiamo cliccare sul pulsante più, selezionare la macchina virtuale e adesso digitare il nome, quindi l'host name, l'indirizzo IP. Possiamo scegliere anche le credenziali per effettuare l'accesso alla macchina virtuale. Possiamo andare anche a configurare un nome per permetterci la connessione, oppure tutta una serie di funzionalità avanzate che magari potrebbero esserci utili. Adesso stiamo effettuando la connessione a una macchina virtuale Windows. Come potete vedere, la macchina si è già ridimensionata per l'utilizzo, diciamo, all'interno del mio smartphone. Possiamo decidere di interagire esattamente, diciamo, come facciamo normalmente con il cursore, oppure possiamo attivare la modalità touch e quindi, diciamo, utilizzare tutte le dita, perché il sistema è multitouch, per accedere all'ambiente. Non solo, possiamo decidere anche di voler sfruttare la tastiera del nostro smartphone per connetterci, oppure la tastiera disponibile all'interno del sistema operativo, quindi per svolgere le normali attività. Adesso, visto che ci siamo, avviamo un Office, uno dei programmi della suite inclusi in Office 365. Non a caso, come si chiama l'app? Come si chiama l'app? Remote Desktop. Siamo veramente... di nulla. Siamo diciamo all'interno quindi dell'ambiente, questo diciamo è la suite Office e addirittura diciamo adesso simuliamo una demo di Photoshop. L'abbiamo installato nella versione demo, quindi diciamo abbiamo i classici 30 giorni per sfruttare diciamo il collegamento e tra qualche secondo diciamo saremo all'interno della macchina virtuale e anche in questo caso l'interfaccia diciamo si è adattata ed è pronta insomma per essere utilizzata veramente da qualsiasi dispositivo. Immaginate quindi le potenzialità di questa tecnologia, quindi lo studente anche quando non è in aula o semplicemente anche quando sta svolgendo diciamo le proprie attività dal proprio dispositivo potrà accedere all'ambiente che l'università mette loro a disposizione.
Ovviamente possiamo connetterci a qualsiasi tipologia di macchina virtuale, quindi non solo macchine virtuali Windows, anzi anche le macchine virtuali Linux. In questo caso, diciamo, apriamo una macchina con Ubuntu, dove avevamo, diciamo, installato l'ambiente grafico, e adesso, diciamo, il sistema è già operativo e possiamo veramente svolgere qualsiasi tipologia di attività. Le macchine virtuali possono essere utilizzate da qualsiasi sistema operativo, persino dalla Mixed Reality. Quindi, diciamo, sì, è necessario aprire delle porte particolari sui firewall di Ateneo per le connessioni RDP. Spesso, diciamo, le macchine utilizzano degli indirizzi IP pubblici, quindi basta la porta standard. Se invece c'è la necessità, si possono, diciamo, creare anche delle macchine con un IP condiviso o un IP privato. Diciamo, abbiamo diversi casi, perché, diciamo, diverse sono le necessità degli Atenei, quindi abbiamo soddisfatto un po' tutto quanto. Come vi dicevo, diciamo, le macchine possono essere utilizzate veramente da qualsiasi device, inclusa la Mixed Reality, quindi, diciamo, l'esperienza che viene fuori da quelli che sono i visori. Questo ad esempio è un ambiente demo che noi abbiamo avviato, adesso ci spostiamo nell'ambiente e adesso, diciamo, la prima operazione che andremo a svolgere sarà quella di avviare il browser Microsoft Edge e di effettuare la connessione sempre all'indirizzo labs.azure.com. Adesso, diciamo, avvio un attimo la modalità in private, perché durante la demo, diciamo, avevo impostato già l'accesso avevo utilizzato il browser in modalità anonima. Quindi adesso, diciamo, Edge verrà avviato. La prima cosa che andremo a fare sarà quella di recarci proprio sul sito dei laboratori virtuali. Selezioniamo quindi la barra degli indirizzi, la Mixed Reality mostrerà la tastiera. Noi possiamo decidere di utilizzare il controller, come farò in questo caso, oppure guardateci anche l'icona del microfono. Quindi, volendo, io avrei potuto parlare e automaticamente, diciamo, il sistema avrebbe scritto quello che... Quindi si può tranquillamente utilizzare i comandi vocali. Adesso saremo, diciamo, all'interno dell'ambiente, saremo già loggati proprio perché eravamo in modalità anonima sul PC e quindi siamo in modalità anonima anche nella Mixed Reality. Possiamo ovviamente allargare la finestra, quindi adesso visualizzeremo le quattro macchine virtuali che abbiamo visto poco fa. Possiamo decidere di avviarle, arrestarle, ma soprattutto possiamo connetterci utilizzando anche in questo caso l'app Remote Desktop disponibile anche per la Mixed Reality. Quindi adesso, diciamo, completiamo un attimo l'operazione di avvio o di una macchina e di arresto di un'altra. Dopodiché ritornerò un attimo nel menu Start e avvierò, chiudiamo Edge, e avvierò, diciamo, l'applicazione Remote Desktop proprio per effettuare la connessione alla macchina virtuale. Quella che vedrete adesso sarà la macchina che noi abbiamo avviato poco fa sullo smartphone e l'esperienza sarà praticamente la stessa. Quindi potrò svolgere tutte quelle che sono le attività che noi stavamo svolgendo dal PC, dal tablet, dallo smartphone, anche direttamente nella Mixed Reality. E voilà, siamo già all'interno della macchina virtuale. Anche in questo caso noi possiamo decidere di modificare eventualmente la dimensione della finestra, di spostarla a nostro piacimento, di, non so, creare un documento Word piuttosto che modificare un'immagine. Insomma, possiamo veramente svolgere qualsiasi tipologia, qualsiasi attività senza alcun limite. Ecco, giusto per farvi vedere un attimo l'esperienza, la stiamo spostando, diciamo, a destra e a sinistra all'interno di questo ambiente. Addirittura possiamo anche cambiare l'ambiente, quindi, diciamo, se la casa di Francesco Miliaco non vi piace, possiamo spostarci nella casa di Giulia. Chiudiamo, così vi mostro anche un attimo l'altro ambiente, che magari era disponibile. Nel frattempo abbiamo un po' d'acqua. Sì, se ci sono domande...
Avete il microfono, insomma, così sentiamo anche la vostra voce, oppure scrivete in chat e leggiamo. Sì, è possibile avere una simulazione del costo. Come? Basta accedere, diciamo, al calcolatore dei prezzi pubblici di Azure. Basta aprire, diciamo, un motore di ricerca come Bing, digitare calcolatore dei prezzi Azure e lì, diciamo, automaticamente il primo link vi permetterà di avere, diciamo, una stima. Quelli ovviamente sono i prezzi pubblici, poi nel vostro caso, diciamo, c'è comunque sia il listino agevolato qui e quindi, diciamo, accederete ai prezzi con una certa scontistica. Potreste inviare in chat il link di collegamento? Sì, magari torno... Lo voglio io. Ok. Lo studente ha contezza di quanto sta consumando nella sua macchina virtuale? Visualizza il numero di ore di utilizzo, non il costo effettivo della macchina. Ma anche perché lo studente... Allo studente cosa interessa? Se gli interessa poco. Cioè, lo studente... Scusate, secondo me... lo studente deve sapere che a disposizione facciamo conto 25 ore quante ne rimangono. Sì, quello consumato da quale? Quindi consumi ore di soli. Adesso continuiamo, diciamo, il nostro tour. Vi mostreremo, diciamo, l'altro ambiente per creare i laboratori virtuali, chiamato Devlen Test Lab. Questo ambiente, come vedete tra un po', è, diciamo, più complesso e ha, diciamo, una serie di opzioni e può essere utilizzato anche per la ricerca e non solo per la didattica. Il primo passo sarà quello di effettuare l'accesso al portale di Azure, quindi portal.azure.com, con quelle che sono sempre le credenziali universitarie. Cliccheremo sul menu Devlen Test Lab presente nella voce a sinistra e anche in questo caso la prima operazione che andremo a svolgere sarà quella di cliccare sul pulsante aggiungi e avviare il processo di creazione del laboratorio. Cosa andremo a fare? Andremo a digitare il nome del laboratorio anche in questo caso. Possiamo scegliere la sottoscrizione, ovvero l'entità dove andremo a creare, diciamo, a creare tutte le risorse, il gruppo di risorse, la scatola all'interno della quale Azure creerà le macchine virtuali, dischi e qualsiasi informazione relativa alle macchine. Possiamo ovviamente anche in questo caso andare a selezionare il data center, quindi dove andare a creare le risorse. Anche in questo caso possiamo sceglierne uno qualsiasi a livello mondiale, nell'ottica di rispettare il GDPR sicuramente converrà scegliere uno dei data center europei. Possiamo impostare l'arresto automatico delle macchine virtuali, in questo modo, diciamo, i costi relativi ai costi computazionali delle macchine vengono arrestati. Possiamo impostare anche gli ambienti pubblici, ovvero, diciamo, sono dei depositi all'interno dei quali ci sono dei modelli ARM che consentono agli utenti di creare dei laboratori partendo dalle immagini che magari altre università hanno realizzato. Clicchiamo sul pulsante Crea e nel frattempo il sistema avvierà la creazione del laboratorio. Una volta completata l'operazione ci troveremo dinanzi a questo ambiente. Volendo possiamo impostare un messaggio, quindi benvenuto nel laboratorio qui, dove eventualmente il docente può inserire una descrizione di come utilizzare l'ambiente o di quello che prevede il corso. Nel nostro caso clicchiamo sul pulsante aggiungi e avviamo il processo di creazione delle macchine virtuali. La prima operazione sarà quella di scegliere una base. Che cos'è una base? È praticamente il sistema operativo. Anche in questo caso non abbiamo solo sistemi operativi Windows, anzi diverse distribuzioni Linux, e abbiamo, diciamo, anche delle distribuzioni particolari, come ad esempio Kali, che viene utilizzata per i corsi di reti, piuttosto che diciamo, le diverse distribuzioni Ubuntu, piuttosto che le macchine per il data science, utilizzabili proprio in certi corsi di laurea. Quella che state vedendo qui non è comunque sia una lista completa. Perché? Perché ci sono alcune macchine che richiedono di accettare il contratto di licenza prima di poter essere utilizzate. Ma le vedremo tra un po'. Abbiamo selezionato adesso la base software e andiamo a configurare la macchina virtuale master.
Quindi digitiamo il nome della macchina, il nome utente ed eventualmente la password che gli studenti dovranno utilizzare per connettersi a quello che è il laboratorio. Dopodiché andiamo, diciamo, a scegliere la tipologia di disco, quindi possiamo scegliere un disco meccanico piuttosto che un disco stato solido, piuttosto che un disco stato solido premium. Dopodiché andiamo a scegliere le dimensioni della macchina virtuale, ovvero quanti processori, quanta memoria RAM, quante GPU ci servono. Adesso verrà caricata una lista che ci permetterà di scegliere tra diverse tipologie di macchine. Come scegliamo? In base a quello che noi chiamiamo la SKU, ovvero diciamo delle lettere, dei numeri che identificano univocamente le macchine virtuali. Andando su un motore di ricerca e digitando dimensioni delle macchine virtuali, verrà fuori una lista che vi aiuterà nella scelta. Abbiamo ad esempio le macchine per l'utilizzo generico, quelle ottimizzate per il calcolo e la memoria, quindi programmi come matematica, stata e così via, piuttosto che le macchine ottimizzate per l'archiviazione, quindi database e simili. Abbiamo ovviamente anche le macchine con le GPU, quindi per i corsi che magari prevedono AutoCAD, Photoshop, o anche i corsi magari di Big Data, dove sono necessarie appunto le GPU per effettuare il processo di elaborazione. Abbiamo anche le macchine di tipo H, che sono quelle ottimizzate per il calcolo parallelo. Selezionando una dimensione, adesso possiamo andare a scendere nel dettaglio e selezionare le serie. Cosa cambia tra una serie e l'altra? L'hardware. Le NC hanno ad esempio una Tesla K80, le NC-Q2 una P100, le NC-Q3 una V100 e così via. Una volta che noi abbiamo selezionato l'hardware che ci servirà per il nostro utilizzo, andiamo a selezionare effettivamente la macchina virtuale. Supponendo di aver bisogno di due Tesla V100, selezioneremo una macchina di tipo NC-12. Abbiamo bisogno di 4, ne selezioniamo una macchina di tipo NC-24 e così via. Adesso per la nostra demo selezioniamo una macchina di tipo D4, quindi con 4 core. Volendo possiamo andare ad applicare gli artefatti. Cosa sono gli artefatti? Sono praticamente un insieme di software che possono essere installati nella macchina virtuale. Invece di installarli manualmente, noi potremmo pensare di impacchettizzare quelli che sono i nostri software e di renderli disponibili in questa lista. In questo modo si selezionerebbe l'ultima versione del sistema operativo, l'artefatto, ed Azure creeremo l'ambiente. Addirittura abbiamo l'artefatto per effettuare il join automatico delle macchine virtuali nel vostro dominio. Quindi si inserirebbe l'username, la password, il dominio ed eventualmente diciamo anche l'U, quindi il gruppo dove verranno istanziate le risorse. Nelle impostazioni avanzate ci sono altre voci che vorrei farvi notare. Iniziamo dalle reti virtuali e la subnet. Anche in questo caso voi potreste avere la necessità di raggiungere la vostra rete on-prem, quindi la rete dell'università, perché magari c'è il server di licenza. Quindi si crea una rete virtuale tra il cloud di Azure e la rete dell'università e la si seleziona durante il processo di creazione del laboratorio. Volendo possiamo andare anche a configurare la tipologia degli indirizzi IP, quindi potremmo scegliere un indirizzo IP pubblico, la domanda di prima, dove quindi utilizziamo le porte standard di connessione, piuttosto che un IP condiviso, quindi porte diverse, piuttosto addirittura un IP privato, quindi utilizzare uno degli IP della rete di Ateneo. Volendo possiamo andare ad impostare anche l'eliminazione automatica. Questo che cosa vuol dire? Supponiamo ad esempio che il corso di laurea terminerà il 15 giugno, noi possiamo dire ad Azure che il 16 l'ambiente dovrà essere distrutto. Tutto quello che noi adesso stiamo vedendo dall'interfaccia grafica possiamo anche gestirlo da livelli di comando. Questo diciamo è il modello ARM, quindi uno eventualmente potrebbe salvarsi questo modello ed utilizzarlo per creare le successive macchine. Adesso clicchiamo sul pulsante invia, Azure avvierà il processo di creazione della macchina virtuale. Tra qualche secondo il sistema ci dirà che la macchina è stata creata e quindi saremo liberi di connetterci a essa e andare diciamo, a completare un po' tutte quelle che sono le operazioni. Ecco qui, la macchina virtuale è stata creata correttamente. Andiamo nella sezione tutte le macchine virtuali. Selezioniamo la macchina CRUI che abbiamo appena creato. Adesso ovviamente visualizzeremo tutta una serie di dettagli. Abbiamo il pulsante Connetti che scarica il file RDP per effettuare la connessione alla macchina virtuale.
Abbiamo i pulsanti avvia, riavvia e arresta per connetterci alla macchina virtuale. Volendo possiamo aggiungere gli artefatti anche in un secondo momento. Possiamo eventualmente visualizzare tutti i dettagli, l'indirizzo IP, la porta, la dimensione della macchina, il sistema operativo, la base di partenza. Possiamo anche tenere sotto controllo la pianificazione. Qui ad esempio sapere che la macchina si avvierà tutti i giorni alle 7 e si arresterà alle ore 19. Clicchiamo sul pulsante Connetti, scarichiamo il file RDP, effettuiamo la connessione alla macchina virtuale e adesso l'esperienza sarà la stessa dei Lab Services. Quindi tra qualche secondo saremo all'interno della macchina virtuale e ovviamente potremo andare ad installare qualsiasi tipologia di software. Ovviamente per risparmiare tempo non lo faccio perché la procedura, ripeto, è identica a quella che abbiamo visto poco fa con i Lab Services. Quindi siamo già all'interno della macchina virtuale e possiamo veramente svolgere qualsiasi tipologia di operazione. Chiudiamo la sessione e clicchiamo sul pulsante Crea immagine personalizzata. Adesso diremo al sistema di creare un'immagine partendo dall'immagine software, quindi dal sistema operativo e tutto lo strato software che abbiamo installato. Volendo possiamo andare a dire al sistema anche se la macchina è stata sysprepata o meno. Il sysprep è un'operazione, diciamo, che alcuni atelier utilizzano proprio per gestire e controllare le macchine in un certo modo. Adesso cosa facciamo? Ritorniamo un attimo indietro, selezioniamo il Development Test, clicchiamo sul pulsante aggiungi, solo che questa volta invece di andare a selezionare il sistema operativo andremo a selezionare l'immagine software che noi abbiamo appena creato. Dopodiché Azure ci chiederà una serie di dettagli, come ad esempio il nome da dare alla macchina virtuale, piuttosto che nelle impostazioni avanzate noi andremo a dire al sistema che la macchina sarà richiedibile, ovvero gli studenti che effettueranno l'accesso al laboratorio prenderanno una delle macchine del pool e utilizzeranno questa macchina, mentre nella sezione numero di stanze andremo a dire ad Azure quante macchine virtuali dobbiamo creare a partire dall'immagine master che noi abbiamo creato. Ad esempio andiamo a creare in questo caso 5 macchine. Ritorniamo nelle impostazioni di base, volendo possiamo andare a modificare la dimensione, quindi magari in fase di creazione abbiamo utilizzato una macchina di tipo B1, adesso ne vogliamo modificarla in una macchina di tipo D4, oppure in una macchina con le GPU, quindi una macchina di tipo N, insomma siamo liberi veramente di scegliere qualsiasi tipologia di macchina virtuale. Modifichiamo il nome. Questo che cosa vuol dire? Che adesso tutte le macchine che il sistema andrà a creare si chiameranno VMQI00, VMQI01, VMQI02 e così via. Clicchiamo sul pulsante invia, il sistema avvierà quindi il processo di creazione di queste delle macchine virtuali. Tra qualche secondo nella sezione tutte macchine virtuali avremo le macchine virtuali, eccole qui, e sono nello stato disponibile. Questo perché uno studente quando entrerà nel laboratorio potrà prendere una di quelle macchine disponibili all'interno del pool. Nel frattempo vi mostro un attimo quelle che sono le opzioni che sono disponibili. Noi ovviamente possiamo andare a limitare il numero di macchine virtuali. Tenete conto che in Azure potremmo ad esempio istanziare macchine che arrivano fino a 3 tera di RAM. Ovviamente diciamo sarebbe impensabile dare diciamo agli utenti questa libertà e quindi si potrebbe limitare queste dimensioni. Piuttosto che possiamo limitare il numero massimo di macchine virtuali che un utente potrà utilizzare o il numero di macchine virtuali per laboratorio. Quindi se il corso prevede 50 studenti, io dirò al sistema che potremmo creare 55 macchine, giusto per tranquillità, non di più. Nelle impostazioni annuncio del lab noi possiamo andare a configurare il messaggio, quello che avete visto prima, benvenuto nel laboratorio di CUI, quello in blu. Possiamo andare a dire al sistema anche l'avvio e l'arresto automatico di queste macchine virtuali. Quindi noi sappiamo ad esempio che queste macchine si avvieranno tutti i giorni alle ore 7, possiamo andare anche a configurare il fuso orario.
Volendo possiamo andare a collegare dei repository, quindi degli spazi dove magari ci sono degli elementi che potremmo utilizzare durante la fase di creazione, ad esempio l'artefatto pubblico, gli artefatti pubblici su GitHub, piuttosto che andare a configurare quelli che sono gli artefatti obbligatori, quindi diciamo gli ambienti, i software che magari possono essere installati all'interno delle macchine. O addirittura la rete virtuale, quindi potremmo dire ad Azure che invece della rete predefinita dobbiamo raggiungere la rete di Ateneo e quindi la colleghiamo in questa sezione. C'è proprio una domanda sulla rete, se le rete create nel test possono essere utilizzate su Lab Services? La rete sì, la subnet non ancora, e ci stanno lavorando in corporation, diciamo, dovrebbe arrivare a breve diciamo un'ulteriore modifica della funzionalità. Nella sezione immagini del marketplace sono presenti tutte le immagini che noi possiamo andare ad erogare. Alcune hanno un triangolo giallo con su scritto esame delle condizioni necessarie. Questo perché? Perché ci sono delle immagini che non dipendono direttamente da Microsoft, quindi è necessario accettare le condizioni di leggere e accettare le condizioni di licenza, e dopo aver svolto questa operazione le macchine saranno pronte per poter essere utilizzate. Quindi clicchiamo su abilita, clicchiamo su salva e voilà, questa immagine sarà pronta. Clicchiamo su chiudi. Immagini personalizzate. Noi volendo potremmo creare più immagini a partire dalla macchina master. Perché? Perché magari abbiamo aggiornato il sistema. Qui ovviamente verrà fuori tutte quelle che sono le immagini che noi abbiamo creato e tutta una serie di informazioni, come il nome, chi l'ha creata, lo stato e così via. Volendo possiamo andare a creare anche a gestire le formule, che sono praticamente dei modelli con cui potremo andare a creare le macchine. Quindi volendo clicchiamo su aggiungi e seguiamo la gestione. Così come potremmo andare a dire al Azure se utilizzare o meno gli ambienti pubblici ed eventualmente quali immagini andare ad utilizzare. Un'altra delle impostazioni che è molto a cuore all'università è la gestione dei costi. Quindi dalla sezione tendenza costo noi adesso visualizzeremo un bel grafico che ci dirà sia quelli che sono i costi diciamo stimati fino a questo momento e sia diciamo i costi previsti, quindi continuando ad utilizzare le macchine come le abbiamo utilizzate fino a questo momento. Non solo, cliccando sul pulsante gestisci target noi possiamo eventualmente tornare indietro nel tempo, quindi visualizzare diciamo i costi modificando la data di inizio e la data di fine. Possiamo impostare anche un costo target, quindi ad esempio $100, e abilitare ad esempio le notifiche al 25, 50, 75%. Cliccando sul pulsante OK, il grafico adesso verrà aggiornato e tra qualche secondo visualizzeremo diciamo sia il costo del target a $100 e sia eventualmente diciamo la percentuale al 25%. Il tempo impiegato nella creazione e configurazione delle immagini rientra nel conteggio dei costi? Una volta che viene creata la macchina virtuale si parte si parte a consumare il credito. Sì. Se invece si crea un laboratorio vuoto e dentro non si creano risorse, non ci saranno costi. Il costo per risorsa permette invece di scendere al dettaglio di ogni singola macchina virtuale. Qui ad esempio noi sapremo che la macchina del Data Science è una macchina di tipo NC, quindi ha la GPU e ci è costata circa $20. Anche in questo caso abbiamo la sezione controllo di accesso YAM, quindi diciamo la sezione dove andremo ad aggiungere gli utenti. Abbiamo diverse tipologie di ruoli con i quali andremo ad aggiungere gli utenti. Quindi avremo il proprietario, che generalmente è chi gestisce la sottoscrizione di Azure, il collaboratore, i docenti, gli assistenti o i ricercatori, e gli utenti, gli studenti, che dovranno semplicemente utilizzare le macchine che sono state create all'interno del laboratorio. Ovviamente, perché diciamo creare questo ambiente all'interno di Azure? Perché? Perché abbiamo tutta una serie di vantaggi. Accediamo ad esempio alla sezione macchine virtuali. Adesso selezioniamo una macchina virtuale qualsiasi tra quelle FTA che abbiamo già creato, ad esempio questa con il desktop remoto Linux. E come potete vedere adesso verrà caricato un menu che contiene tantissime informazioni. Mi soffermo solo su alcune. Dischi.
Supponiamo, come in questo caso, di aver creato una macchina con 30 giga di disco. Ci rendiamo conto che non va bene, è troppo piccolo. Possiamo modificarne il tipo, quindi passiamo da un disco meccanico a un disco sottosolido e aumentiamo la dimensione. Da 30 giga lo aumentiamo a 127. Clicchiamo su salva, il disco è stato ridimensionato in pochi secondi. Oppure ci rendiamo conto che abbiamo creato una macchina con 2 core e 4 giga di RAM. Faccio un esempio. Non sta performando correttamente, oppure sta performando più del previsto, cliccando sulla scheda dimensioni, basterà selezionare il nuovo taglio e automaticamente Azure ridimensionerà, diciamo, la macchina virtuale nel nuovo taglio che abbiamo selezionato. Selezioniamo il taglio, clicchiamo sul pulsante ridimensiona e procediamo con l'operazione. Sicurezza. Ovviamente il centro di sicurezza è una delle funzionalità che monitora continuamente la configurazione della macchina virtuale per identificare, diciamo, alcune vulnerabilità di sicurezza e ovviamente consiglia una serie di azioni da intraprendere. Ad esempio, in questo caso Azure mi consiglia di crittografare il disco, di attivare un gruppo di sicurezza a livello della rete, di installare l'agente di monitoraggio e altre informazioni di questo tipo. Volendo si può cliccare su quell'avviso ed Azure ci guiderà, diciamo, nel processo per gestire il tutto. Backup. Supponiamo di voler effettuare, diciamo, un backup in un altro data center, di voler effettuare magari un backup una volta al giorno, ad un orario che stabilisco io. Supponiamo anche di voler decidere di conservare il backup degli ultimi 180 giorni e così via. Possiamo farlo grazie a questa opzione. Oppure ripristino di emergenza. Possiamo decidere eventualmente di replicare le macchine virtuali in un altro data center di Azure per magari delle esigenze di continuità. Possiamo farlo grazie a questa apposita sessione, quando la macchina è operativa viene fuori, diciamo, le regioni di Azure e possiamo, diciamo, andare a configurare queste impostazioni. O addirittura possiamo andare a gestire gli aggiornamenti, quindi possiamo abilitare proprio delle funzionalità di controllo e di conformità che riguardano questa macchina virtuale. Quindi andremo a configurare, diciamo, queste impostazioni proprio per la gestione degli aggiornamenti. O addirittura per le macchine virtuali Linux noi potremmo decidere di effettuare la connessione via SSH direttamente via browser, utilizzando la console che è disponibile all'interno di Linux. Come vi dicevo, diciamo, ci sono veramente tante tante voci e io ho cercato un attimo di soffermarmi su quelle che sono magari le voci che, anche, diciamo, sulla base dell'esperienza che abbiamo avuto in questi anni, che effettivamente, diciamo, possono interessare docenti, studenti e ricercatori. Abbiamo diverse tipologie di macchine perché abbiamo diversi... ci sono diverse tipologie di software che devono essere utilizzate. Ad esempio, adesso effettuiamo la connessione a una macchina di tipo NC, quindi una macchina con le schede grafiche. Effettuiamo l'accesso utilizzando quelle che sono le credenziali che noi abbiamo impostato nel processo. Siamo già all'interno della macchina virtuale. Domanda che spesso molti ci pongono: come spostiamo i dati dalla macchina fisica alla macchina virtuale? Bene, o facciamo un semplice copia e incolla tra la macchina fisica e quella virtuale, oppure eventualmente utilizziamo il cloud. All'interno possiamo andare ad installare dalla macchina virtuale qualsiasi software, ad esempio potremmo andare a configurare il client di OneDrive e quindi, diciamo, accedere a quelli che sono i dati che sono disponibili. Il client è già integrato all'interno delle applicazioni desktop, quindi selezionando OneDrive automaticamente io effettuerò l'accesso con il mio account Microsoft 365. Il sistema, diciamo, mi chiederà eventualmente le credenziali di accesso, oppure no, dipende, diciamo, da come sono state configurate le macchine, magari alcune, diciamo, già le policy via rete, quindi, diciamo, avviando il client è già operativo. E tra qualche secondo, diciamo, saremo dinanzi al client di OneDrive già pronto e già operativo. Una domanda che alcuni ci pongono: va bene, supponiamo di voler utilizzare il cloud. Nel mio spazio ho magari già un tera, due tera di spazio. Perché dovrei far sincronizzare due tera di spazio nella macchina virtuale, quando invece magari avrei bisogno di accedere solo ad una specifica cartella dove ci sono magari solo quei dati?
All'interno del client di OneDrive noi abbiamo una funzionalità che prende il nome di file on demand e che permette di scaricare i file solo effettivamente se necessari. Tutti gli altri invece verranno sincronizzati e visualizzerete, diciamo, un'icona a forma di nuvoletta che guiderà appunto l'utente. Poi ad esempio abbiamo i 5 tera di spazio e qui abbiamo la voce file on demand, file su richiesta in italiano. Quando diciamo abbiamo bisogno di scaricare un file, clicchiamo sul file e questo viene scaricato. Adesso diciamo vi mostro che effettivamente parliamo di una macchina di tipo NC, quindi diciamo di una macchina all'interno della quale ci sono le GPU, quindi andando in gestione dei dispositivi, in schede video, noi vedremo in questo caso due Nvidia Tesla K80. I driver sono già stati installati, quindi la macchina è già completamente operativa. Avviando Photoshop, anche in questo caso in versione di prova, giusto per effettuare una demo, noi possiamo andare a svolgere veramente qualsiasi tipologia di operazione. Quindi possiamo ad esempio pensare di aprire un'immagine e di svolgere quelle che sono delle operazioni. Io faccio giusto un'operazione di ritaglio nella demo perché diciamo più di questo in Photoshop non so fare. Quindi ritagliamo un'immagine, la copiamo diciamo in una nuova immagine vuota, la incolliamo e lo salviamo. Ecco. Oppure un'altra tipologia di macchina virtuale che vorrei mostrarvi sono diciamo le macchine che supportano la virtualizzazione innescata. Quindi quello che vi dicevo prima, la possibilità di sfruttare una macchina virtuale in una macchina virtuale, perché magari avete dei software che funzionano solo su vecchi sistemi operativi e quindi diciamo c'è la necessità di, non potendo diciamo più utilizzare sistemi fuori supporto perché sarebbe a rischio la sicurezza diciamo dell'Ateneo, è possibile diciamo crearla in Azure in un ambiente blindato. E in questo caso invece diciamo di farvi mostrare diciamo una macchina con un vecchio sistema operativo, vi mostro una funzionalità che si chiama Windows Sandbox, che è inclusa nella nuova versione di Windows 10 19.0.0.3 che partirà diciamo in distribuzione dal prossimo mese. Windows Sandbox avvia un ambiente blindato all'interno del quale noi eventualmente possiamo andare ad installare programmi piuttosto che magari aprire dei file che sono stati scaricati all'interno della rete. Windows Sandbox ovviamente diciamo è un ambiente, come dicevo, totalmente blindato, quindi è isolato dal sistema operativo. Tutto quello che viene svolto in questo ambiente verrà cancellato una volta che chiuderemo diciamo questa finestra. Sfrutta ovviamente tutta una serie di nuove funzionalità di sicurezza che sono state integrate nell'ultima versione di Windows 10. In questo caso diciamo c'è proprio il desktop pulito e come vi dicevo non possiamo pensare di andare ad installare un software che magari abbiamo scaricato dalla rete. È un componente già integrato nel sistema operativo in alcune edizioni, quindi non ci sarà bisogno di dover installare nulla e ovviamente si tratta di un sistema Windows a tutti gli effetti. Cliccando su chiudi il sistema ci dirà che dopo la chiusura tutti i relativi contenuti verranno eliminati e definitivamente persi. Un'altra macchina virtuale che vi mostro è le macchine virtuali Linux all'interno della quale abbiamo installato il desktop remoto. Quindi noi possiamo decidere, partiamo ovviamente da una macchina con un Ubuntu server, possiamo decidere di connetterci quindi via RDP usando sempre diciamo il desktop remoto di Microsoft che è disponibile, lo ripeto, su tutte le piattaforme. E adesso diciamo digitiamo anche in questo caso il nome utente e la password e tra qualche secondo saremo diciamo all'interno della macchina virtuale dove abbiamo diciamo un ambiente desktop già pronto per l'immagine di una sandbox. No, si può fare diciamo l'immagine della macchina virtuale diciamo che contiene la sandbox. La sandbox è proprio diciamo un ambiente isolato che serve magari per eseguire dei test su programmi e informazioni di questo tipo. Quale hardware è possibile collegare alle macchine virtuali? Beh, devo dire diciamo che in questi ultimi mesi ci siamo divertiti un bel po'. Abbiamo ad esempio collegato in un dipartimento di ingegneria diciamo uno strumento con dei pedali, un manubrio, e le macchine virtuali funzionavano tranquillamente.
Abbiamo collegato ad esempio delle schede per i corsi magari che prevedono lo sviluppo di su IoT, come ad esempio Arduino e altri. Abbiamo installato anche di long USB, perché magari ci sono dei software che sono vecchi, che si attivano diciamo soltanto con queste chiavi hardware, e le macchine su Azure sono in grado di funzionare. Ovviamente diciamo possiamo interagire, possiamo ovviamente utilizzare anche l'hardware più banale, tipo ad esempio cuffie, webcam, stampanti e così via. Siamo quasi alla fine del nostro percorso, siamo nel 2019 e non possiamo pensare di utilizzare l'ambiente di Azure solo da un PC. Abbiamo l'applicazione di Azure anche per dispositivi mobile, disponibili per Android e per iOS, e mostriamo e eseguiamo anche una demo di GitHub. Avviandola, l'utente ovviamente verrà mostrato, verrà guidato diciamo in quelle che sono le funzionalità che è possibile fare, ad esempio accedere alle risorse, accedere diciamo agli elementi preferiti veramente in un click, piuttosto che accedere alla via shell direttamente a quelle che sono le risorse e così via. L'app potrà essere utilizzata sia dallo studente, sia dal docente, sia dal reparto IT, in base al ruolo con il quale viene aggiunta la sottoscrizione, ovviamente visualizzerà solo alcune risorse. Siamo in questo caso con il mio account, io posso decidere, posso selezionare la directory e la sottoscrizione, posso eventualmente diciamo anche pensare di accedere alle impostazioni, perché magari vogliamo attivare o disattivare le notifiche push che magari Azure potrebbe inviarci. Nella sezione risorse noi visualizzeremo tutte le risorse disponibili, quindi ad esempio gli account di archiviazione, macchine virtuali, interfacce di rete, disco, i servizi cognitivi, qualsiasi elemento. Possiamo ovviamente pensare anche di effettuare un filtro, quindi supponiamo che abbiamo bisogno solo delle macchine virtuali, selezioneremo la voce macchine virtuali. Cliccando su una specifica macchina virtuale, prima di cliccare sulla macchina, noi ovviamente possiamo effettuare anche un ordinamento per nome, per tipo, per dimensione, possiamo anche effettuare una ricerca e selezionando sulla macchina virtuale noi potremo proprio gestirla in tutte le funzionalità. Potremmo vedere se è in esecuzione o meno, possiamo vedere se ci sono dei log nelle attività, quindi magari qualche attività che non è andata correttamente, visualizzare dei grafici con la percentuale di utilizzo della CPU, del disco e così via, vedere proprio lo stato, l'integrità della risorsa, dove è stata creata, possiamo avviarla, riavviarla e addirittura connetterci, quindi scaricare il file RDP e utilizzarlo per connetterci con l'app che abbiamo visto. Una macchina arrestata, possiamo quindi pensare di avviarla, il sistema ci chiederà se eseguire l'avvio e dopodiché parte l'aggiornamento della macchina. Queste informazioni diciamo, che state vedendo possono veramente essere utilizzate per qualsiasi tipologia di servizio. L'app può essere utilizzata in verticale, in orizzontale, permette quindi di gestire tutte quelle che sono le attività che abbiamo visto poco fa dal portale di Azure. Volendo possiamo aggiungere la macchina ai preferiti, cliccando diciamo sull'icona della stella in alto a destra. Questo perché? Perché diciamo noi abbiamo una sezione dell'app preferiti che permette appunto di accedere rapidamente a quelli che sono gli sistemi. E qui in questo caso vediamo diciamo i laboratori, lab services, dev and test e un paio di macchine virtuali, quindi quello che vi abbiamo presentato oggi. Abbiamo anche la sezione delle notifiche che ci permettono di visualizzare degli avvisi o eventualmente dei dettagli sull'integrità dei servizi disponibili in Azure. Come potete vedere non ci sono notifiche rilasciate nell'ultima settimana e abbiamo anche il Cloud Shell. Questo perché? Perché noi potremmo, come vi dicevo prima, gestire tutto Azure anche da riga di comando, possiamo utilizzare PowerShell o la Bash e diciamo interagire con essa. Facciamo un riassunto di quello che abbiamo visto oggi. Con i laboratori virtuali in Azure noi possiamo diciamo, personalizzare l'ambiente veramente in modi diversi. Quindi possiamo pensare di accedere con quelle che sono le credenziali di Ateneo, possiamo utilizzare veramente sistemi operativi diversi, non solo Windows ma anche tante distribuzioni Linux. Questo perché? Perché Microsoft è cambiata molto nel corso degli anni, si è adeguata a quelle che erano le esigenze che provenivano dagli utenti, ha ascoltato gli utenti e quindi rende loro disponibili man mano quelle che sono le richieste che arrivano. Possiamo personalizzare le macchine virtuali in base alle nostre necessità, quindi con creare macchine con N processori, N giga di RAM, N GPU, connettere addirittura altri dischi, veramente possiamo fare di tutto.
Possiamo tenere sotto controllo i costi che man mano vengono sostenuti e possiamo gestirli usando magari funzionalità come l'avvio e l'arresto automatico. Possiamo creare N laboratori diversi per gli N corsi di laurea per permettere agli N studenti di poter utilizzare, diciamo, il loro ambiente. Possiamo creare delle immagini personalizzate, quindi immagini che possono essere utilizzate per creare le diverse macchine nei diversi laboratori. Possiamo installare qualsiasi software, quindi sia i software che si attivano con il codice product key, quelli che si attivano con l'account dell'utente, piuttosto che quelli che hanno bisogno di raggiungere la rete on-prem dell'ateneo per effettuare l'attivazione, veramente tutto. Possiamo addirittura bloccare l'accesso a internet. Questo, diciamo, vi racconto che cosa abbiamo fatto. Un ateneo ci ha chiesto di creare un laboratorio in Azure per svolgere gli esami. Quindi, diciamo, abbiamo creato esattamente un ambiente blindato dove gli studenti non possono navigare in internet alle macchine virtuali. C'è, diciamo, una share dalla quale il docente può inserire la traccia e tutti gli studenti possono eventualmente visualizzarla. E ogni macchina virtuale dello studente ha la possibilità, ha una share accessibile solo dal docente, dove eventualmente lo studente inserirà, diciamo, il proprio elaborato e lo gestirà. Possiamo ovviamente utilizzare le macchine 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da qualsiasi dispositivo e molto altro ancora. Sono proprio accessibili da qualsiasi dispositivo e sistema operativo e si adattano in base a quella che è la grandezza del device e la risoluzione. Per i ricercatori abbiamo poi, oltre, diciamo, questi laboratori, abbiamo tutta una serie di funzionalità avanzate, come ad esempio tutta una parte, diciamo, sull'HPC, piuttosto che sul rendering via patch, piuttosto che il supporto veramente a tante distribuzioni Linux, a tool per visualizzare, elaborare dati, piuttosto che il machine learning per effettuare magari un'analisi predittiva dei sistemi. Abbiamo anche la possibilità, diciamo, di gestire big data grazie, diciamo, al supporto, ad esempio, di Hadoop, Spark, tutti questi strumenti che chi è nel mondo della ricerca effettivamente conosce bene. Per non parlare delle GPU, che sono ovviamente sono tante e soprattutto sono in continua evoluzione. Perché? Perché Microsoft, diciamo, aggiorna l'hardware all'interno dei data center man mano, diciamo, che la tecnologia va avanti. Abbiamo anche, diciamo, soluzioni, come avete potuto capire, passi, IaaS, SaaS, perché? Perché diverse sono le esigenze. Abbiamo addirittura, diciamo, questo prodotto, Azure SQL Cloud, che, diciamo, sta venendo utilizzato in molti atenei per la ricerca. Permette praticamente di creare un ambiente scalabile in base a quello che è il job che il ricercatore lancia e che quindi deve essere elaborato. Abbiamo ovviamente, diciamo, anche CRAI, la possibilità di gestire il tutto all'interno dei container e molto altro ancora. Molte, diciamo, attività per la ricerca sono disponibili, diciamo, in questo link, mentre, diciamo, quelle che vi ho mostrato io oggi sono disponibili su portal.azure.com e labs.azure.com. C'è una domanda? Sì, io si può accedere a un operatore Azure da una macchina virtuale VMware su Team Client, quindi immagino da VDI, VMware, sì, l'importante è che ci sia un browser e un client RDP. Sì. Quindi se il Team Client lo permette, assolutamente sì. Ciao, è tutto, credo ho fatto, diciamo, un tour più o meno, diciamo, dettagliato su quelle che sono le funzionalità, diciamo, principali che sono disponibili in questi laboratori. Sì, avete quindi due soluzioni a disposizione, una un po' più customizzabile, nata prima, che sono i dev and test, poi, come vi illustrava Biagio, la seconda nata proprio sulle esigenze dei vari atenei che chiedevano un'interfaccia più semplice, quindi è stata data la possibilità con un nuovo servizio dell'App Services. Potete utilizzare entrambi sono accedibili tramite il cloud, tramite Azure con una sottoscrizione. Molti atenei già l'hanno, quindi già sono utilizzabili queste soluzioni. La seconda soluzione, i lab services sono, come diceva Biagio, in fase di public preview, okay? Diventeranno general availability tra pochi giorni. C'è un rapporto molto stretto tra corporation e l'Italia, siamo il secondo paese dopo gli Stati Uniti come adoption e come numero di atenei che si sono offerti per la sperimentazione, quindi anche collaborare con feedback continui verso corporation per far implementare le funzioni di cui gli atenei hanno bisogno. Quindi questo serve sia a noi che a voi per costruire un prodotto basato proprio sulle reali necessità
che abbiamo. Visto che è arrivata una domanda proprio sulla, sui team client, quindi VDI, e arriverà a breve una terza soluzione che completa quello che ha presentato Biagio, si chiama Windows Virtual Desktop, è andata in public preview qualche giorno fa. È una soluzione VDI sul cloud, cercheremo di fare webinar ad hoc per questa soluzione, quindi si parla di VDI senza un'infrastruttura hardware in casa, secondo me è molto interessante, che però richiede una sessione dedicata per questo argomento. Non so se avete domande, vi ricordo che la sessione verrà registrata, quindi si può sia scaricare il materiale che rivedere, visto che le informazioni che ci ha dato Biagio sono tante. E quindi a quelle volte anche è difficile assimilare tutto. Lascio la parola al dottor Ambrosi per la chiusura. Sì, se nel frattempo vi fossero domande, come sempre, diciamo, siamo qui per rispondere, anche con Microsoft. Allora, io vi ringrazio della partecipazione, insomma, il fatto che di vedere tante persone collegate, insomma, mi fa pensare che l'argomento, insomma, fosse abbastanza atteso, quindi siamo contenti, insomma, di avervi dato questa possibilità. Ricordo, ecco, perché intanto ci sono qualcuno in presenza, magari non lo abbiamo ripetuto abbastanza nei prossimi webinar, magari lo metteremo anche in fondo di registrazione. Ovviamente è sempre possibile partecipare, sia da remoto che in presenza, quindi se qualcuno vuole venire direttamente qui perché magari vuole, non so, parlare direttamente con i fornitori piuttosto che con la GRUI su temi specifici, ovviamente basta, come dire, segnalarlo in modo tale che magari abbiamo le sale adeguate, insomma, al numero di persone che partecipano. Per noi è sempre un piacere, insomma, quindi partecipare da remoto sicuramente è più semplice, ed è per questo che abbiamo privilegiato questa modalità. Però se qualcuno invece avesse esigenza o voglia di venire più alla GRUI, insomma, assolutamente siete benvenuti. Io quindi vi ringrazio della partecipazione, non mi sembra ci siano altre domande. Questo è l'ultimo webinar di Microsoft di questa, diciamo, sessione. No, non scuotiamo il capo, è l'ultimo di Microsoft, diciamo, di questo. È l'ultimo webinar di l'ultima sessione di questo ciclo, di questo primo ciclo Microsoft, ma anche l'ultimo che abbiamo in calendario, quindi al momento non abbiamo nuovi webinar. Molto probabilmente a breve pubblicheremo, insomma, con tutti quanti i fornitori nuove sessioni, nuove puntate, come dice Francesco, e magari anche qualche incontro nostro tra CRUI Università per parlare anche di cose un po' più di sistema, sicuramente. Quindi vi ringrazio, come dicevo. Sì, magari ricordare. Sì, vabbè, mi ricordo, insomma, che c'è la piattaforma Team per fare gli ordini. È stato qualche mi sembra di aver capito, qualche piccolo problema relativo alla compatibilità con causato dalla compatibilità con il browser, ma insomma è stato risolto. Quindi quello che vi chiedo, cominciate a lavorare sugli ordini di rinnovo direttamente in piattaforma, in modo tale che se ci sono ulteriori osservazioni abbiamo ancora il tempo di gestirle. Forse ci sono domande, no, ringraziamenti, quindi vi ringrazio, e come ha detto Francesco, insomma, a breve, se non oggi, insomma, lunedì, avrete tutto il materiale presentato sul sito della RU, insomma. Va bene? Vi ringrazio, arrivederci a tutti, buon lavoro. Grazie.